il confronto finale tra Friends Soccer e Celtics. Pallone calciato da Russo direttamente sul fondo, può ricominciare da capo Sazio. Elia intercetta Russo il pallone, fallo laterale ancora per i Friends Soccer. Aievola, Russo in pressione riesce a riconquistare il pallone, poi difficoltà il Celtics in questo primo scorcio. Pede prova ad uscire, bene qui Aievola nella chiusura, Grasso protegge il pallone, lo agguanta praticamente, prova a partire Pede, non riesce, gestisce ancora il pallone al centro, Aievola alla fine riesce a liberare. Russo controlla, cercare ancora Luca Grasso, controlla, prova il sinistro da posizione praticamente impossibile, calcio all'angolo. Pallone dentro, Pede recupera, provano a partire i giocatori Maia Verde, pallone a cercare Esposito al centro, ancora verso Carrano, ma Grasso si fa valere. Esposito dal calcio dalla fallo laterale, Elia dentro, Carrano abbassa il pallone, respinge Aievola, Pede tocca per ultimo, fallo laterale, Grasso cambia fascia, Sessa dentro a cercare ancora Grasso, Pede in fallo laterale, partita accesissima questa, in questo, questa che sta avendo luogo, volevo dire, vabbè, lasciamo perdere, fallo laterale, Esposito, Carrano, ancora Esposito, respinge Russo, punizione chiamata da Toto Malfitano. Luca, dai. Sessa sul pallone, dà indicazioni ai suoi. No, no. Luca, si può andare, neanche c'è bisogno di installare la spider cam qui. Si può andare con Sessa dalla distanza sul palo. Tocca per l'ultimo Sazio, credo che sia calcio d'angolo. Conferma Malfitano. Grasso sul pallone. Sessa prova a girarsi, non ci riesce. Ripartono i giocatori del Celtic, adesso Pede incespica col pallone, ci cincischia. Poi Carrano trova il gol dell'1-0, palo gol. Si riparte, Sessa. Pede controlla, prova il destro, respinge l'avversario. Tra laterale, Pede all'indietro, respinge Russo, faro laterale, chiama il pallone Pede, intercetta Grasso, però lo scambio ancora con Russo, Grasso calcia sul fondo, si riparte col rinvio di Sazio, Esposito, Pede col tacco, non trova nessuno se non Carrano in mezzo a due, respinge Sessa, Pede salta un avversario, Pede ne salta due, prova a cercare Carrano al centro, sì scusami, fallo laterale, battuto subito Carrano, pallone finisce a Pede, respinge Sessa, ancora fallo laterale, Esposito al centro, Pede, Esposito, Grasso intercetta Carrano, Esposito, Russo in mezzo a due, riesce ancora a controllare, ancora Grasso prova a battere Sazio, non riesce, subisce fallo, forse lo commette, anzi no, fallo laterale, scusate perché quello è potuto contro la retina, Grasso abbassa il pallone al centro, intercetta Elia, prova a ripartire Russo su questo pallone recuperato, va col destro, Sazio in calcio d'angolo, si riparte, pallone al centro, spinge Esposito, fallo di mano di Pede, chiede subito la distanza Grasso dalle punizioni, lui
ci ha sempre deliziato. I vecchi conoscitori del Crone lo sanno. Le doti di Sazio dalla punizione. Sei tu che stai svalutando i conoscitori? Vabbè, dici tu tutti per coloro. Ironizzo così. Ah, ok. Poteva essere chiunque. Le doti di Pinco Pallino. Bacana sapere. Invece ci passa essa sul pallone e ci spiazza tutti. Sì, spiazza completamente, pensavo calciasse meglio. Calcio rimesso dal fondo per Simone Fazio. Però per Buoni da fotografia. Ebbè. Almeno. Che non ci interessa, però ok. Vabbè, non fa niente. A lui farà piacere. Russo non controlla bene. Strada spianata per Elia, 2-0. Sbagliato tutto il controllo Russo. In prestito dal Benfica, forse. Non lo riscatteranno. Dal Portogallo, qua, sai com'è. Lo viene avanti a cercare l'inserimento di Luca Grasso. Si ricomincia dal portiere. Pede. Porta palla al centro. Carrano la tiene viva. Pede, finta il tiro. Recupera Sessa. Calcio d'angolo. Esposito. Sul pallone Grasso. Riesce a far viaggiare il compagno. Si inserisce Russo. Va col destro. Calcio alto però. Rimessa dal fondo. Grasso sul pallone. Sessa va col sinistro. Fallo laterale adesso. Settimo che sta in chiusura. Punteggio di 2-0 per il Celtics a Jevola. Cosa? Macchina coi fari mi ha sparato. Esposito. Vada per i friend soccer. Ragazzi, campo libero, grazie. Russo. Trascina palla fuori. Sazio. Esposito ancora. In avanti. Tocca per l'ultimo Sessa. Fallo laterale. Pallone in avanti. Pede riesce a toccarla per il compagno. Pallone però finisce rimesso dal fondo. Si riparte, Sessa controlla Esposito, poi Grasso, gran parata e poi si riprende. Sessa in avanti a cercare Luca Grasso, stavolta per pallone troppo lungo, niente da fare, pallone che finisce rimessa dal fondo, pallone giocato subito. Russo apre in direzione di Sessa, niente da fare. Comincia Elia da capo. Brutto colpo per Carrano, ma rimane in piedi. Pede. Ancora Carrano col sinistro al centro a Jevola. Bene Sessa. Russo controlla. Grasso all'altezza del centrocampo. Sazio si esibisce anche lui in una gran parata. Carrano palleggio ancora per l'inserimento di Esposito. Punteggio di 3-0. Non la prende bene Luca Grasso. Si riparte. Sessa. Controlla Russo. Pallone al centro. Attenzione al tacco di Sessa. Si inserisce anche Russo. Porta vuota. Ma fallo in attacco, penso. Ho uscito il pallone. Esposito. In avanti, Carrano. Fede, trova l'opposizione di Ajevola. Parte Russo, esce Benesazio. Fallo laterale. Viene a cercare Ajevola ancora. Che calcio al lato, però. Sazio in avanti. Carrano, scambio con Pede, salva Jevola sulla linea. Calcio d'angolo. Pallone dentro a cercare Carrano.
da difensore aggiunto, salva la situazione, rimessa dal fondo per Filippo Grasso. Sessa al centro, Russo, pallone in avanti di testa, Sessa, niente da fare. Fallo laterale per i Celtics. Pede, partita che si è un po' rallentata nei ritmi dopo un inizio abbastanza acceso. Si riparte adesso con Russo, salta un avversario, pressato ancora Russo, niente da fare, punizione. Si può andare adesso, Russo sul pallone, calcio alto. Sazio in avanti, Pede, bene Aievola qui, Grasso ancora contro Sazio, accorcia le distanze, 3-1. Esposito, Elia, Carrano non controlla il pallone, dimessa dal fondo, Sessa, fallo in favore dei French Soccer, si può andare subito con Russo, scambio con Sessa, ancora Russo sul pallone. Ma questo laterale per Celtics. Sazio. Lo in avanti. Carrano! Gran gol! Lo scambio con Esposito. Che ha buon esito. Grande coordinazione. 4-1. Grasso. Russo. Pallone al centro, niente da fare, abbassa il pallone via. Pallone laterale per Russo. Pallone subito a cercare Grasso. Russo abbassa il pallone e lo spedisce in fallo laterale. Pede, Elia in avanti, c'è una deviazione, Carrano prova a far giocare i suoi, Aievola, esce palla al piede, Grasso largo sulla sinistra, tocca però direttamente il palo esterno, rimessa dal fondo per Simone Sazio, porta palla Esposito, Pede, controlla Grasso, perde palla, Carrano, Pede, porta palla al centro, niente da fare, Grasso ancora, allarga, Sessa, Russo, pallone verso Grasso, Sessa poi sul palo interno, gol incredibile sbagliato dai French Soccer, ripartono i giocatori del Celtics, Carrano, niente da fare, Aievola, trova Russo, vai Aievola qui, Pede, bene qui Aievola, tutto regolare, tutto regolare, niente da fare, interruzione del gioco abbastanza strana questa, Sessa, Russo, cambia lato, di testa Aievola, apertura verso Sessa, risponde Sazio, Sessa sul palo esterno stavolta, mai una gioia per Sessa, dalla distanza Elia respinge Grasso e poi Russo, Grasso non può molto qui, 5-1.
nervi tesi tra i, tra i fratelli Grasso. Ma perché devi fare queste? Perché nervi tesi? Poi uno per un vita e si scrive tornei. Bravo! È buono qua. Screzzi in famiglia. Non ti paghiamo. Vabbè, dopo il litigio con Romeo mi sembra normale che si comporti così. Comunque. Torniamo. Comunque sì, nervi tesi, non mi interessa. Fede. Un bel girone andata e ritorno, il pallone di Aievola in rimessa laterale. Peccato che non l'ho preso. Non credo per lui. Aspetta, non ne sono sicuro, forse sì. Russo. Attenzione a Grasso ancora. Risponde bene Sazio. Caviglia, esterno caviglia. Ui, alta classe. Russo. Grasso. Scambio tra i due. Respinge Sazio. Comunque se mi avesse lasciato finire la frase, ho detto nervi tesi fra i Grasso. Quindi avrei detto nervi tesi fra i Grasso, no? Non era una battuta, era una considerazione su quello che stava succedendo. Nessuno ha detto niente di male. No, avevamo capito. Ma si stava giustificando ancora sì. Non verrà remunerato. Non verrà votato Bellame invece. Diciassettesimo in corso. Tiro libero per i Soccer Fans. Sesta sul pallone. Sazio contro Sessa. Si parte, risponde Sazio. E poi la tiene lì. In avanti Elia. Rimessa dal fondo direttamente. Sesso. Prova a far partire Luca Grasso. Finisce a terra ma è scivolato. Sazio. Bede. Un po' di incomprensioni tra le due squadre. Qui invece su un fallo presunto non dato per secondo Grasso, ma si risolve così la situazione. Carrano adesso, Pede, controlla, Esposito, di testa. Bene Russo ad abbassare il pallone. Ho pressato, prova ad andare via. Fallo laterale. Parte Russo, Aievola, pallone in fallo laterale. Pede, uomo. Esposito trova ancora il passaggio per Pede. Entra in area, respinge Grasso. Poi Esposito ancora addosso a Grasso. Si riparte, Aievola, guadagna il fallo laterale. Pallone in avanti, Russo contro Sazio. Anche molta sfortuna stasera per i fan soccer. Vede dalla distanza. Carrano. Vede. Non ci arriva Russo. E via sul pallone. Blocca però Filippo Grasso. Ora Luca Grasso, inserimento di Aievola sulla destra, non visto. Prova il sinistro, Aievola, tiene viva l'azione. Cambia lato, Russo. Sulla pressione di Carrano, costretto un po' ad arretrare. Ora Aievola, si inserisce. La tiene Sazio, prova a partire Esposito, tocca per ultimo Sessa, dentro Carrano. Man of the match, penso, a questo punto. Carrano. Come? Carrano. 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 Mannaggia la miseria, lui. Carrano. Carrano, ho detto. Ramarro. Ramarro. Ma ci vuole come visto.
Ramarro marrone. Ramarro marrone. Ramarro marrone. Rabarbaro, vabbè. Ah? Rabarbaro. Ramarro marrone, white shark. Vabbè. Vede. E lì adesso. Hai visto filmare con... Sono in avanti. Ora Evola. Guarda casa, va a fare. Russo. E la mamma. No. Grasso. Calcio d'angolo. Sessa sul pallone all'indietro. Casano va a prendere il pallone però. Controlla ancora Carrano in mezzo a due. Palla per Elia dal fallo laterale. Pede. Manda vuoto un avversario. Tocca per ultimo Russo, credo. Col tacco Sessa. Russo di nuovo. Prova a saltare Elia. Un po' complicato ma riesce nell'intento. Poi calcia al lato. Rimessa dal fondo per Simone Sazio. Ancora Pede. In pressione a Evola su di lui. Un grasso calcio al lato. Dai Luca, dai. Se voglio venire, che ho dai. Dai Luca, dai. Luca, ciao, scambio tra Pede e Carrano. Russo. Un po' lento qui nella manovra. Sessa adesso. Si muove a Evola sulla destra. Però per favore basta adesso. Ok. Perché questo? No, mi sono un po'. Questa dramatic face. Carrano. Pede. Elia. Carrano all'indietro. Ricomincia da capo Pede. Carrano. Elia. Un Esposito. Calcia direttamente sul fondo. Rimessa per Filippo Grasso. Sessa. Si muove Russo sulla destra. Con l'esterno lo trova. Controlla. Va col sinistro. Calcia al lato. Rimessa per Sazio. 24esimo in corso, punteggio di 5-1. Grasso, ricomincia da capo. In avanti, Russo. Russo ancora sul pallone, tiro libero, o rigore. Calcio di rigore, se non sbaglio 5-1 per loro. Grasso sul pallone contro Simone Sazio, lo spiazza e accorcia le distanze. Punteggio di 5-2. 5-2. Sì. Pede. Carrano adesso. Esposito. Chiamo la gamba tesa ma si continua a giocare. Luca Grasso. Salta un avversario ancora Grasso. Perde il pallone alla fine. Sessa. Calcia alto. Partita che si sta parecchio innervosendo in questa fase invece.
Esposito. Elia. Sazio. Cambia lato Elia. Si inserisce bene Pede. C'è una deviazione. Finisce qui. Punteggio di 5-2 Celtics. Portano a casa la sfida, il gold event. La Crone von Venus. La premiazione di Gianni Truglio. MVP questa sera. Io mi sono preso. Lo fai tu che lo tira, però Davide Gabriel. Fair play tra le due squadre. Oh, sono lì. Migliore in campo, arbitro, Migliore in campo, l'arbitro. La foto, tutti vanno via così. Sì. Ecco qui. È stata una serata un po' sfortunata, dai. Ma tra l'altro, è venuto buono. Chiudiamo.